Oggi ho deciso di recensirvi Il vecchio il mare di Hemingway. Questo qui è un romanzo dell'Oscar Mondadori, ha 94 pagine e costa 9 euro. E anche questo è scritto molto grande, infatti si può leggere velocemente. Questo libro è stato scritto nel 1952, infatti risulta essere l'ultimo romanzo che ha scritto Hemingway. Il protagonista è Santiago, un anziano pescatore che vive da solo e si sente molto solo, infatti si percepisce subito la sua solitudine, il suo stare chiuso in se stesso. Un altro personaggio è un bambino che si chiama Manolo e infatti Santiago e Manolo hanno un rapporto molto speciale tra di loro e tra l'altro Santiago insegna il mestiere al piccolo Manolo. Santiago è un pescatore quasi maledetto, viene visto proprio come un uomo molto sfortunato perché per 84 giorni di seguito non è riuscito a pescare niente. Infatti i genitori del piccolo Manolo lo allontanano da Santiago per mandarlo in una barca diversa, più fortunata. Santiago è molto legato al mare, non smette mai di aver fiducia, ha molta speranza sul mare, quindi sul fatto di riuscire a pescare qualcosa anche per dimostrare agli altri che lui non è maledetto. Infatti, da quanto è innamorato del mare e della pesca, lui passa anche delle ore a parlare con il mare. Dopo essere stato diversi giorni in mare, finalmente riesce a pescare qualcosa, un pesce molto molto grande, e dovrà lottare per questa preda con altri squali. Cosa ne penso del libro? Mi è piaciuto molto, non è il primo che ho letto di Hemingway, anzi è il quarto o quinto, mi pare, perché ho cercato di tenermelo più là possibile, perché comunque è stato l'ultimo libro che ha scritto. Infatti, chi ha letto i romanzi precedenti si accorgerà diciamo di un cambio di stile o comunque di una crescita dello scrittore, e questa cosa comunque mi è piaciuta. Nonostante sia leggermente diverso come stile, non mi è dispiaciuto affatto, anche se personalmente mi aspettavo molto ma molto di più da questo romanzo, almeno da quello che avevo sentito dire. Certo, non dico che non sia consigliato, anzi ve lo consiglio perché comunque è un classico del Novecento e però personalmente ho preferito forse altri romanzi di Hemingway. Mi è piaciuto molto il personaggio di Santiago, anche perché credo di averci visto Hemingway. Credo che lui ci si sia abbastanza identificato in quel personaggio. Vediamo subito che è un personaggio che ha molto amore per quello che fa, che si sente solo, ma alla fine non troppo solo perché lui confida molto in se stesso, parla con il mare, ci sono questi dialoghi interni, tipo flusso di coscienza molto, molto forti nel romanzo. È un personaggio che quasi fa tenerezza, si vuole quasi aiutarlo nella sua impresa e si percepisce molto la sua speranza di dimostrare agli altri che vale qualcosa, che appunto non ha la nuvoletta nera sopra. Ed è molto importante nel racconto anche il rapporto che ha con il bambino. Infatti, quando lui si trova in difficoltà, parla come se nella barca ci fosse anche il bambino. È un racconto che si legge velocemente, nonostante la maggior parte del racconto parli di pesca o di mare, non mi è assolutamente dispiaciuto, anzi mi è piaciuto molto proprio come sviluppa i personaggi. E quindi ve lo consiglio, fatemi sapere se anche voi l'avete letto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!